Ed eccoci qua, siamo ritornati, buona domenica a tutti voi e buona domenica ai nostri ospiti. Quest'oggi siamo in tre in diretta con voi per farvi compagnia e anche per promuovere una bella iniziativa. Solitamente ogni anno ne parliamo, anche quest'anno non abbiamo voluto perdere l'occasione. Intanto saluto il nostro amico che ci fa compagnia sempre, tutte le domeniche, Don Pasquale. Ben trovato Don Pasquale. Ben trovato a te, ben trovati a tutti, buona domenica. A te e ben trovato anche al nostro amico, dottor Fabio Abbenavoli, presidente di Emergenza Sorrisi. Ben trovato. Grazie, buona domenica e grazie sempre della vostra disponibilità e del vostro supporto. Per noi è fondamentale ed è motivo di grande onore, devo dire. Grazie, anche per noi, contraccambiamo. E sicuramente è un'iniziativa lodevole e ci fa piacere ripresentarla. Abbiamo tempo fino al 28 novembre per regalare, pensate, un sorriso. In questo tempo, purtroppo, nascosti dalle mascherine, i nostri sorrisi si vedono poco, se non attraverso gli occhi, però c'è qualcuno che, anche nonostante la mascherina, insomma, ha difficoltà a mostrarlo. E in questo Emergenza Sorrisi si è sempre fatta avanti, si è sempre attivata per regalare sorrisi a tanti bambini che vivono anche in altre zone del mondo, insomma, non in Italia. Noi, dottora Benavoli, vogliamo far emergere che anche in piena emergenza le missioni internazionali dei medici di Emergenza Sorrisi non si fermano. E in modo particolare, lo dicevo, abbiamo tempo fino al 28 novembre per donare pochi euro a sostegno di medici e volontari dell'associazione nella speranza che si ritorni a donare un futuro ai tantissimi bambini che in tutto il mondo nascono con una malformazione del volto. Sì, esattamente. Il nostro impegno è proprio rivolto a ridare il sorriso, come giustamente ha detto, la funzionalità del palato, diciamo la serenità a un bambino, la dignità della vita. Noi, i nostri medici, i nostri volontari gratuitamente offrono il proprio servizio, chirurghi, anestesisti, infermieri. Nei paesi con minori risorse andiamo, facciamo quella che è la parte chirurgia, ma facciamo quella che è la parte di formazione. Tant'è che in questo contesto noi, grazie a Dio, possiamo dirlo, stiamo utilizzando quelli che sono i frutti, diciamo, di questo nostro impegno di più di 13 anni. I nostri medici presenti in Iraq, Afghanistan, in Benin, in Burkina Faso, nei vari paesi dove siamo presenti da anni, dove stiamo proseguendo questa attività di formazione, sotto il nostro, diciamo, supporto, controllo, aiuto, continuano questi interventi per ridare il sorriso a questi bambini. Noi abbiamo anche un sistema di tecnologia, utilizzo della tecnologia attraverso il web, stiamo osservando come vengono predisposti questi interventi, quindi possiamo continuare questa attività di formazione. E poi, come giustamente diceva, la pandemia ha determinato un disastro in tutto il mondo. Da noi la stiamo affrontando forse in ritardo, ma ovviamente con delle risorse differenti. In questi contesti dove è impensabile diciamo aumentare il numero dei posti di rianimazione, quello che va fatta è un'attività di sensibilizzazione, di promozione della salute di base, per cui abbiamo organizzato dei corsi di formazione dove si possono, attraverso i quali si comprende come identificare immediatamente questi pazienti affetti a questa terribile pandemia e poi isolarli e curarli a casa, perché quella è l'unica risorsa. Non ci stanno i posti in ospedale, non ci saranno in un prossimo futuro. Questo discorso della vaccinazione ovviamente in questi contesti arriverà in ritardo, per cui per salvare queste persone solo la sensibilizzazione, l'attivazione dei medici può essere dirimente e può fare la differenza. Emergenza Sorrisi è un'emergenza che va avanti da tempo. Noi stiamo vivendo l'ultima emergenza, quella legata al Covid. Io a Don Pasquale Pio chiedo, effettivamente ce ne siamo resi conto tutti, il Covid ci sta togliendo tutto, le relazioni, gli abbracci, le presenze e anche questi sorrisi che poi vengono celati da mascherine. Cosa è cambiato e come sarà il nostro futuro anche in vista di questo momento? Alla luce di quello che stiamo vivendo? Beh, certo, è molto difficile immaginare un prossimo futuro adesso. Forse i giorni che verranno saranno sempre accompagnati dalla presenza delle mascherine che ormai sono diventate parte del nostro guardaroba. Però, come giustamente dicevi tu prima,
è indispensabile farlo vedere il sorriso, no? Però in questo tempo ammortizziamo tutto questo perché uno spirito di gioia, uno spirito di sorriso si può vedere anche dagli occhi, sono gli occhi che sorridono anche. Ormai questo è diventato anche un proverbio che fa parte del nostro frasario, noi ci rivolgiamo a persone contente anche se non lo danno a vedere, diciamo che gli ridono gli occhi, e questa risata è anche un fattore che fa parte della cultura nostra, fa parte anche addirittura della cultura biblica. Il salterio si apre proprio con la risata di Dio. Se leggiamo il Salmo 2, quando si parla, ecco, del dramma messianico, ad un certo punto si vede questa scena bellissima, perché è una scena umanissima, di Dio che ride dai cieli, che sorride dai cieli. E certamente questo Dio che sorride dai cieli vuole condividere con noi la sua natura e quindi anche questo suo spirito di gioia, questo spirito anche di riso, che fa sempre bene, che dovrebbe accompagnare tutti i nostri giorni, che ci dovrebbe dare un tono anche come cristiani, quindi come persone di speranza. Mai perdere il sorriso, perché il sorriso è la visibilizzazione del nostro sperare in un futuro migliore e del non arrenderci, nel non abbatterci di fronte alle catastrofi, e ai disagi che la vita inevitabilmente a volte ci porta. Mai perdere il sorriso. E quindi anche l'iniziativa che questa domenica viene sponsorizzata ci dice anche questo, dell'importanza di un sorriso per una vita migliore nostra e di quelli che ovviamente questo sorriso ce lo portano. Ecco, dici bene, effettivamente Dio sorride, anche qualcuno laicamente fa una battuta, no? Sorride quando pensa ai nostri progetti, a quello che noi abbiamo in mente, che poi è tutt'altro, insomma, è un po' diverso dal disegno che Dio ha per noi. Comunque, per continuare a portare i sorrisi, a far portare i sorrisi ai medici di emergenza sorrisi, abbiamo una semplice modalità: inviare un SMS del valore di 2 euro al 45594 e oppure attraverso una chiamata da rete fissa, sempre allo stesso numero, 45594. Dottora Benavoli, c'è anche un progetto dei caschetti, una telecamera per la formazione chirurgica a distanza, per i medici in loco in questi paesi esteri, che possono operare con il supporto degli specialisti in Italia. Diciamo, questo è un progetto importante che ci consente, come dicevo prima, attraverso la tecnologia di poter verificare quello che stanno facendo i nostri amici medici nei vari paesi. Quindi attraverso questo intervento chirurgico in diretta noi possiamo monitorare quello che è la tipologia di intervento e dare consigli e continuare questa attività di formazione nei confronti di questi nostri fratelli. Mi ricollegavo alle belle parole del nostro sacerdote, perché per me noi abbiamo fatto proprio un convegno in questi giorni sulla enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, no? E quindi si ricollega esattamente il discorso del sorriso, il discorso della fratellanza, il discorso dell'accettazione anche del diverso. E quindi mi sembra che questo tema all'interno, diciamo, di questa bellissima trasmissione, bella televisione, si contestualizzi in maniera perfetta. Ridare il sorriso, un piccolo contributo attraverso un SMS solidale, una sinergia bellissima che si crea, mi sembra che sia tutto in perfetta linea secondo quello che è la Divina Provvidenza, no? Che ci aiuta e ci soccorre sempre. Vero, ha fatto bene a sottolinearlo. Insomma, noi ci siamo anche nel nostro piccolo, vogliamo dare una mano, fatelo anche voi da casa attraverso un SMS. Abbiamo anche uno spot a questo proposito, Emergenza Sorrisi, il cui motto, diciamo, quest'anno, il tuo sorriso nelle tue mani, nelle mani dei medici ovviamente che si prestano, ma anche nelle sue mani di chi è in alto. Grazie dottora Benavoli, è stato un piacere ritrovarla, grazie per quello che fate a nome di tutti. Grazie a voi, buona giornata. Buona Intanto domenica. Saluto lei e saluto anche il nostro Don Pasquale, che ritroviamo domenica prossima, però non vi chiedo di andare via perché dopo una breve pausa noi ci ritroviamo con una sorpresa. Buona domenica a voi tutti. A voi. Grazie. Li abbiamo visti raggiungere ogni parte del mondo. Sono i volontari di Emergenza Sorrisi, centinaia di chirurghi, anestesisti, infermieri di terapia intensiva. Instancabilmente, sempre e ovunque. Pronti a donare il loro tempo e la loro esperienza, senza chiedere nulla in cambio. Anche nella lotta contro il Covid non si sono tirati indietro. Ora tocca a te.
Invia un SMS dal valore di 2 euro al 45594 oppure dona 5 o 10 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa.